Adesso finalmente passiamo alla terza domanda, quindi verificare l'equazione del moto che ha questa soluzione. C'è da verificare che questa è soluzione di questa equazione e calcolare la costante tau. Ricordo che questa equazione era la legge di Newton, la legge del moto, cioè forza totale uguale a m per a. Forza totale era solo la forza magnetica che aveva questa espressione qua. L'accelerazione è la derivata prima nel tempo rispetto al tempo della velocità, quindi è v punto, cioè quanto cambia la velocità in un brevissimo istante di tempo, intervallo di tempo. La verifica di questa soluzione data si può fare semplicemente sostituendo questa espressione della velocità dentro l'equazione di Newton, quindi al posto di questa v, e poi derivando questa espressione della velocità rispetto al tempo per trovare l'accelerazione e poi sostituire l'espressione dell'accelerazione sempre nella legge di Newton. Quindi questa è l'espressione della soluzione data. Al posto di tau preferisco al momento utilizzare una costante k che è il reciproco di tau, quindi k è 1 su tau. E la sua unità di misura sarà 1 fratto secondo, dal momento che tau è un tempo e quindi l'unità di misura di tau è secondi. Perciò io utilizzo per il momento questa espressione della velocità che cala esponenzialmente nel tempo. Calcolo la sua derivata prima, cioè l'accelerazione, che è questa espressione. L'accelerazione la vado a sostituire qua e infatti ecco, vediamo la sostituzione m per questa espressione. Invece la velocità, questa espressione, questo andamento decrescente esponenziale, lo vado a sostituire qui. Perciò la legge di Newton diventa meno questa quantità che l'avevo chiamata beta, per la velocità, cioè questa espressione esponenziale decrescente, e devo verificare, ecco perché c'è il punto interrogativo, che viene la stessa espressione a destra. Facciamo tutte le semplificazioni, perciò rimane questa quantità che ho chiamato beta, diviso m che porto qua sotto, quindi beta diviso m uguale k che rimane a destra, e i segni meno pure si sono semplificati, quindi k uguale a beta su m. Perciò abbiamo verificato che le due espressioni sono diventate uguali e abbiamo anche la possibilità di calcolare il valore della costante k, è beta su m. Beta l'avevamo già calcolato prima, era questo valore qua, con l'unità di misura Newton fratto metro al secondo no, Newton fratto metro al secondo. Eccola. Ora divido questa espressione, questo valore appena trovato, beta diviso m, che è 50 grammi, cioè 0,050 kg, e ottengo k. K viene questo valore, l'unità di misura 1 fratto secondi. Infatti, chilogrammi lo ricopio, al posto di Newton, chilogrammi metri secondi quadrati. Metro al secondo lo scrivo al numeratore come secondo diviso metro, dopo le semplificazioni rimane soltanto 1 fratto secondi. Come infatti si era detto prima, k 1 su secondi, questo è il valore di k, circa 1,80 diviso secondi, e il valore di tau è il reciproco e quindi è circa 0,55 secondi. Quindi abbiamo verificato che questo andamento esponenziale decrescente della velocità è soluzione dell'equazione del moto di Newton. E abbiamo anche calcolato la costante tau, esprimendola in funzione delle altre grandezze. Infatti tau è m su beta, è il reciproco di k, e questo è il suo valore. Ma qual è il significato intuitivo di tau? Questo non è richiesto, facciamo questo piccolo approfondimento intuitivo. Intanto grafichiamo qui l'andamento esponenziale decrescente della velocità. La velocità parte, la spira all'inizio ha una velocità di 20 cm al secondo, man mano che entra nel campo B del magnete perde questa velocità in modo decrescente esponenziale in funzione del tempo. Il tempo 0 è il momento in cui la spira entra dentro il campo B. Per capire il significato fisico di tau, poniamo l'istante di tempo uguale a tau e in quel momento la velocità della spira, calcolando questo esponenziale, diventa e alla meno 1. Quindi la velocità della spira all'istante di tempo tau è v0 su e, circa v0 diviso 2,7, che è il valore di e, cioè circa 0,37 volte v0, cioè circa il 37% del valore iniziale.
Perciò tau è quell'istante di tempo in cui la velocità della spira è diventata il 37% circa dei 20 metri, centimetri al secondo iniziali. O che è la stessa cosa, si può dire anche che la spira ha perso circa il 63% della sua velocità. Graficamente il 37% circa della velocità iniziale si colloca qui e perciò tau è questo istante di tempo, in corrispondenza del quale la velocità della spira è diventata V0 diviso E.